Persino se vai dalla panettiera, luogo più comune, più quotidiano del mondo, tu oggi trovi scritto che tra pochi giorni è la festa di Halloween. Ma noi ci siamo chiesti che cos'è questa roba. Siamo lì, tutti teneri, tutti pieni di tenerezza, verso i nostri bambini che disegnano i mostri, le streghe, i diavoli con le corna. Sai che bella tenerezza vedere un bambino che gli viene insegnato a disegnare i mostri con cinque teste, con i denti da vampiro, col sangue, con i cappelli delle streghe. Bellissima, una festa bellissima. Pedagogicamente è fantastica. Dopo stiamo attenti se guardano Gesù nella passione perché, madre, quanto sangue! Non vorrei mai che mio figlio rimanesse scioccato dal sangue di Cristo. Togliamo il crocifisso perché crea turbamento psicologico al mio bambino, però che disegna il diavolo, questo va bene. Non crea nessun turbamento psicologico. Dopo li portiamo dagli psichiatri e dagli psicologi perché dopo un po' cominciamo a dire: ma non dorme più, si sveglia angosciato, c'ha l'ansia, è disturbato. Te va! Chissà come mai. Gesù Cristo non ha mai turbato il sonno di nessuno. Il diavolo turba il sonno e la veglia di tutti. Ma noi ci mancherebbe che ci mettiamo a chiederci: ma che cos'è sta roba? Io da piccolino non ho mai sentito sta cosa qui di Halloween. E non vengo dal Mesolitico, cioè non sono cresciuto insieme ai dinosauri, eh. Da piccolino, che 40 anni fa, non c'era questa roba qui. Ma io ho mai visto girare nessuno con le zucche in mano, anzi se mi dicevano che era una zucca mi offendevo. Non ho mai visto disegnare diavoli o mi hai visto le mie compagne andare in giro vestite come le streghe. E da dove viene questa roba qui? Che cosa vuol dire? Una cosa innocente, tranquilla, serena, carina? Perché noi dobbiamo sempre scimmiottare quello che fanno in America, altrove, no? Quindi se da domani quelli mangiano con i piedi per aria, anche noi dobbiamo mangiare con i piedi per aria, dobbiamo fare le scimmie di tutti. Senza chiederci senso. Quello che adesso io vi dico non è che dovete crederlo perché ve lo dico io, eh. Andate stasera a casa su internet, battete e trovate le stesse cose che vi dico io, non sono frutto della mia sapienza, sono frutto di un po' di informazione, che però vi dobbiamo dircela. Per essere coscienti, padre Gabriele Amort dice così: Halloween è una trappola del demonio e dice: fa schifo e mi fa schifo. Punto. Si tratta, sto leggendo testualmente, si tratta di una roba pagana, anticristiana e anticattolica, proveniente da terre nordiche ed esplosa negli USA. È stata fatta per mettere in secondo piano e offuscare la solennità di tutti i santi. Il suo scopo è quello di mettere in tralcio la santità. È una ideazione del demonio che intende scompaginare i piani di Dio. Questa festa ha delle radici nel paganesimo e nel satanismo e continua a essere ancora oggi una pericolosa forma di idolatria demoniaca. Da dove viene? Nello specifico, trae origine da un'antichissima celebrazione celtica diffusa nelle isole britanniche nel nord della Francia, sentite che roba, con cui i pagani adoravano una delle loro divinità chiamata Samhain, signore della morte, bellissimo, che i nostri bambini festeggiano il signore della morte, stupendo. Era considerata una delle feste più importanti e dava inizio al Capodanno celtico. La notte del 31 ottobre, in onore del sanguinario dio della morte, Samhain, veniva realizzato sopra un'altura un enorme falò, utilizzando rami di quercia, albero ritenuto sacro, sul quale venivano bruciati sacrifici costituiti da cibo, animali e persino da esseri umani. Questa festa è considerata il Capodanno magico. Voi sapete che una delle frasi tipiche di questa festa è dolcetto scherzetto. Carini, che belli bambini puffosi, che belli. Dolcetto scherzetto. E noi come i somari
diciamo mano dolcetto. E stiamo a fare anche noi gigirilloni, no? Perché adesso va di moda la tenerezza, quindi tutti teneri, no? Un po' come i puffi. Ma siccome non bisogna essere ignoranti, perché la tenerezza non è sintomo di ignoranza, ma è ben altra cosa, analizziamo cosa vuol dire questo scherzetto e dolcetto, se è così innocente. In inglese l'espressione sarebbe trick or treat. C'è una somiglianza, eh? Trick. Tradotto letteralmente, andate a vedere sul vocabolario, significa stratagemma, trucco e inganno. Qui con lo scherzetto non ci abbiamo niente, eh? Neanche col dolcetto. Qui vuol dire ben altra roba. Che in realtà, nell'uso che facevano loro, era maledizione o sacrificio. Dopo capirete perché maledizione o sacrificio. Treat invece significa piacere, gioia e godimento, che nella bocca di un bambino non ci sta proprio. Piacere e godimento, un bambino non sa neanche che cos'è, non c'entra niente. Quindi qui un miscuglio tra maledizione e godimento, una meraviglia. Qual era la logica che stava sotto? La logica era quella che attraverso trick e treat tu dicevi: o tu mi dai del denaro e del cibo, questo era quello che facevano i druidi nell'andare di casa in casa in quella notte, chiedendo o denaro, o cibo, o sacrifici umani, oppure trick, ti do la maledizione. Non c'è nessuno scherzo qui sotto. Questa è una forma di maledizione. Se tu non mi dai quella cosa, io ti maledico. Quindi fermiamoci un secondo e ragioniamo. Perché dopo abbiamo voglia di andare a riempire le liste degli esorcisti perché siamo disperati e non sappiamo più da che parte girarci, eh? Dopo cominciamo a dire senti i rumori, cominciamo a dire sono disturbato, sto male, i dottori dicono che non c'ho niente, ma io non dormo più, io c'ho l'ansia, non sto bene, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Io sono rimasto molto impressionato quando a un corso di esercizi ebbi accanto a tavola un esorcista famoso. E mi ricordo che ci disse tante cose, era un corso di esercizi per noi sacerdoti. E io ascoltavo, a un certo punto mi è venuta fuori questa frase, gli ho detto, ma padre, ma io queste cose qui non le ho mai sapute, mai sentite. Dico, ma succedono anche a uno che non le sa. E lui mi ha guardato e mi ha detto, caro padre Giorgio Maria, se io adesso ti metto qui una bottiglia di vino avvelenato e tu non lo sai, e tu lo bevi, poiché non lo sai, questo vino non ti fa niente di male? Basta. Io non ho parlato più. Ho detto, caro Giorgio, svegliati. Invece di perdere il tempo a parlare, a guardare le baggianate, la televisione o a parlare di chiacchiere inutili, informati sulle cose importanti della vita. Vai veramente a vedere il senso delle cose. Noi ci rendiamo conto che questa festa viene celebrata negli asili? Negli asili! Negli asili si preparano queste robe qui. Andate a vedere su internet qual è il significato della zucca vuota. Da dove si aggancia questa leggenda della zucca vuota? No? È un incontro tra un alcolici. Noi non siamo pagani. Noi siamo battezzati in Cristo. Noi non siamo barbari, figli di Attila. Noi abbiamo una cultura, abbiamo una tradizione cristiana. E dove l'abbiamo messa? Dove l'abbiamo sepolta? In nome di che cosa? Delle streghe e dei diavoli. No, ai nostri ragazzi diamo contenuti. Ah, ma noi andiamo a fare una festa. Non si fa festa col diavolo. Non si scherza col fuoco. Non si scherza su queste cose. Impariamo, come dice Gesù, a distinguere il bene dal male.
Questo vuol dire essere derisi, essere messi da parte, essere diversi? E sia. Ma almeno io di notte, quando vado a letto, dormo così bene, ma così satollo, ma sto così bene, perché l'anima è in pace. Non devo stare lì a pensare agli spiriti, ai demoni, alle schifezze varie, alle streghe, tutte le cose inquietanti. No, perché penso a Gesù, penso agli angeli, penso ai santi, faccio un bel segno di croce e dico: Signore, nelle tue mani metto il mio spirito, buonanotte. Certo che se dentro c'hai altri è un po' difficile poi fare questa roba, no? Quindi chiediamo al Signore la grazia della luce e la grazia del coraggio di essere cristiani, cattolici fino in fondo.